Vuelta 2017, Maika vince a Sierra de la Pandera. Froome resiste in rosso. Rafał Majka si aggiudica la 14ª tappa della Vuelta a Espana edizione 2017, trionfando in solitaria sul traguardo in quota di Sierra de la Pandera. Sulle asperità dell'Andalusia, il corridore polacco della Bora-Hansgrohe vince con una foga da lontano, dopo aver staccato sulla salita finale tutti i compagni d'avventura. In classifica generale Vincenzo Nibali, Bahrain Merida, prova a staccare la maglia rossa Chris Froome, Team Sky, che si difende alla sua maniera e perde solo i 4 secondi di abbuono del terzo posto. Secondo il colombiano Miguel Angel López, Astana, probabilmente lo scalatore più in forma di questa fase di Vuelta. 6 secondi il distacco di Alberto Contador, Trek Segafredo, dai migliori della generale, mentre perde quasi 30 secondi Esteban Chaves, Orica Scott, autore del primo scatto sull'ultima salita, a tutto vantaggio di Vico Kelderman, Tim Sundeb, e il Nurzakarin, Katusha Alpecin. Domani altro arrivo in quota sulla Sierra Nevada. Chris Froome al traguardo. Fonte, Getty Mag Sport. La 14ª tappa della Vuelta a Espana 2017 è la prima di una due giorni sulle salite dell'Andalusia. Dai Cigli a Sierra de la Pandera, per 175 km complessivi, con 3 gran premi della montagna posti sul percorso, il Puerto El Moin, 8.8 km di lunghezza al 3.7 di pendenza media, terza categoria, il Puerto Locubin, 8.5 km al 4.8, seconda categoria, e l'ascesa conclusiva verso Sierra de la Pandera, 12 km al 7.3. Categoria e special. La fuga di giornata è composta da 10 corridori, Rafał Majka e Patrick Konrad, Bora Hansgrohe, Alexis Goujard Dag 2R, La Mondiale, Simon Clarke e Davide Villella, Cannondale Drapac, Alberto Rui Costa, UAE Team Emirates, Bart de Klerk Clotto Soudal, Luis Angel Mate Mardones, Cofidis, Stefan Denis Flacqua Blue Sport, e Riccardo Vilela, Manzana Posturbo. Il Team Sky della maglia rossa Chris Froome ha tutto l'interesse a lasciare andare i battistrada, che infatti giungono a guadagnare anche oltre 7 minuti di vantaggio, fino agli 80 km dalla conclusione, quando prima la Trek Segafredo, poi la Bahrain Merida, la Katusha Alpecin e la Astana si mettono in testa a tirare, riducendo il gap a meno di 2 minuti sulle rampe iniziali dell'ultima salita. Davanti Konrad aiuta Majka a fare selezione, poi è il polacco a staccare i compagni d'avventura, con Rui Costa ultimo a mollare, e a inscenare una cronoscalata solitaria verso il traguardo. Fonte. Da dietro Luis Leon Sanchez e Pello Bilbao dell'Astana subentrano a Enric Mas della Quick Step Fluoros, con David De La Cruz che sembra poter attaccare, ma invece si stacca ben presto. Mentre Majka si invola da solo verso la vittoria di tappa, il primo ad accendere la corsa è il colombiano Esteban Chaves, Orica Scott, con un allungo deciso, seguito prontamente da Alberto Contador, Trek Segafredo, e Vincenzo Nibali, Bahrain Merida. Il corridore siciliano dimostra di averne di più rispetto a un pistolero orgoglioso ma con le polveri bagnate, incapace di dare un cambio che possa mettere in serie difficoltà la maglia rossa Chris Froome, tirato su da Michel Nieve e Wout Poels del Team Sky. Chaves patisce gli sforzi del primo attacco, Nibali prosegue a corrente alternata, Contador barcolla ma non molla, e ai meno 3 è il leader della generale a rifarsi sotto,
portando alla sua ruota anche il russo Ilnur Zakarin, Katusha Alpecin, l'olandese Wico Kelderman, Tim Sunweb, e il colombiano Miguel Angel López Astana, mentre Fabio Aru, Astana, e Michael Godos, Cannondale Drapac, perdono contatto. Rafa Maika resiste al ritorno dei migliori e alza le braccia al cielo all'arrivo, con López che chiude secondo a seguito di uno scatto bruciante. Terzo è Nibali, che fa suoi 4 secondi da buono, davanti a un Froome sulla difensiva. Bene Kelderman e Zakarin, mentre Contador perde 6 secondi. Va peggio a Chaves, che accusa un ritardo di 26 secondi da Nibali e Froome. Domani altra giornata di montagna, con traguardo posto a Monachil, sulla Sierra Nevada. Maika in 4 ore 42.10. Froome in 58 h 30.47. De la Cruz a 311.